Francesi, quando siamo arrivati là, perché noi siamo dei furbacchioni, quando siamo arrivati là, i francesi ci hanno chiesto: beh, voi che venite da fuori, cosa si dice? La guerra quando durerà? Durerà un mese, 2 mesi? Gira, se tu nuetala, un mese o 2 mesi? Lui ha detto durerà ancora 2 anni, e ci hanno preso loro, 2 anni è durata. Una donna, magari anche incinta, a lavorare con pelle e pechi sulla ferrovia, guarda che sono lavori pesanti per quelli lì. Beh, cioè, poi là non è che controllassero, poi se ne mordesse, non è che la sera facevano l'appello a Valchio, King e mia. Loro non interessavano anche come lavorare, non è che te sul lavoro dovesti dare tutto, tu dovevi essere sul lavoro. Te al mattino, quando faceva la sveglia alle 5 al mio campo, te ti dovevi alzare e andare via con gli altri. Poi dopo quel che facevi durante la giornata, tanto non è che andassi da qualche parte, erano tutti loro, non c'era un controllo anche a lavorare, se te avessi anche fatto niente tutti i giorni, però tu dovevi stare lì sul lavoro. Sai, zona che c'era freddo, c'era molto freddo. E mandare le donne sovietiche, ma anche dei maschi.